Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ben ritrovati amici di Radio Bruno all'interno dell'area stile dal Royal Hotel Sanremo. Abbiamo Valeria Farinacci, ciao! Ciao, grazie per avermi invitato. Siamo molto contenti perché ogni volta che incontriamo i ragazzi che partecipano a Sanremo giovani, viviamo con loro l'emozione incredibile di questa occasione bellissima. L'emozione è tanta, Sanremo è una grossa occasione, cerco di viverla il più possibile, di carpirne tutto. Come ti stai preparando? Dunque, abbiamo fatto molte prove, quindi io mi sto preparando, sto cercando in qualche modo, se è possibile, di familiarizzare con il palco. E certo, a teatro vuoto, quindi direi che domani sera, che è la serata che io canterò, giovedì sera, la serata delle cover che faranno i big, sarà ben diverso. C'è qualcuno della tua famiglia che ti segue o sei qui e stai affrontando questa avventura da sola? No, come ci sono i miei genitori, oltre che tutto lo staff appunto che mi accompagna e mi hanno sostenuto sin dall'inizio. I miei amici, pensa che cosa fanno, i miei amici si sono informati, quindi è domani sera che io canto, e fanno una cena a casa di una mia amica tutti insieme con tanto di pizze, e quindi se lo guardano tutti insieme, fanno il tifo, votano ovviamente. Infatti sono anche lì che devono votare, assolutamente. Sì. Invece per quel che riguarda la tua canzone, c'è un autore che però ha portato molta fortuna da Risa per Sanremo Giovani. È una grossa responsabilità sicuramente, oltre che un grande onore, un testo di Giuseppe Anastasi. Il mio brano si chiama Insieme ed è scritto appunto da Giuseppe, che io ho avuto l'onore di conoscere al CET di Mogol. Io sono allieva del CET e è da lì che è nato tutto, è nato il mio pensiero, cavolo, ma mi piace tanto cantare, ma perché non provare a farlo seriamente? Perché non provare un concorso come Area Sanremo? Ma questa canzone ti rispecchia, è stata cucita addosso su di te? Sì. Oppure insomma comunque a livello interpretativo ti piace? Certo, è frutto del racconto delle mie esperienze, delle mie piccole esperienze, di quello che io ho percepito vivendo, e l'ho raccontato a Giuseppe con il suo talento, Giuseppe Anastasi con il suo talento, la sua intelligenza sensibile, è stato in grado di tramutarlo in testo d'autore. Hai dichiarato: spero che non emerga sul palco il mio lato alla Bridget Jones. Ma ci piace tanto però Bridget. Sì, infatti, no, ma io mi riferivo al fatto di cadere, non cadere, scivolare, le uscite. Oggi abbiamo provato le uscite, prima a sinistra, poi a destra. Ecco, io non spero di non rimanere lì impalata e che qualcuno debba venire a soccorrermi. Allora, diciamolo agli amici dell'Ariston: mettete un vigile, perché qua non si capisce da dove devono entrare e dove devono uscire. Aiutatela. Oh. Subito dopo Sanremo, che ci sarà? Sanremo è una grande vetrina, come dicevamo, c'è un progetto in cantiere che è portare la mia musica in giro per l'Italia. Stiamo lavorando, stiamo pensando delle date appunto di suonare live in giro per l'Italia per farmi conoscere, dato che sono appunto un artista emergente, c'è bisogno anche di quello. E porto a Sanremo, oltre ad Insieme, un progetto che prende il titolo omonimo, quindi è Insieme, che è un mini album. È già nei digital stores, ma sarà dal 10 febbraio in copia fisica, ed è lì. Io in realtà ho avuto già una copia fisica, mi è arrivata l'altro giorno, quando l'ho toccata è stato proprio un effetto fantastico, è la concretizzazione di quello che è un sogno sin da piccola. Siamo felicissimi perché hai un entusiasmo unico, davvero, sì. Complimenti. Grazie. Però prima di salutarci, il tuo saluto agli amici di Radio Bruno. Ciao, sono Valeria Farinacci, un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno. Grazie mille Valeria. Grazie a te per avermi invitato. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.